Eccoci qua ragazzi, ciao ciao a tutti, siamo sul canale Yayo85 e queste sono le Yayo letture, un po' monotematiche queste Yayo letture perché sono portato un po' avanti con il recupero di Nathan e ho letto un po' di robetta del pipistrello. Allora andiamo subito con quello che vedo qui. Una morte in famiglia, questo chiaramente è un recupero, Batman la leggenda, serie platino. E sinceramente nei disegni e nella storia mi hanno fatto impazzire. Comunque è una storia un po' da leggere per conoscere determinate dinamiche, però sinceramente non mi ha fatto impazzire. Ho preferito l'altra che ho letto, sia come storia che come disegni, quella Nascita del Demone, con Ra's al Ghul. L'ho preferita, ecco. Poi la morte, insomma, del secondo Robin, Jason Todd parla praticamente. Veniamo a invece la saga di Dark Knight Metal, che insomma la volevo leggere, me la so presa e piano piano me la sto leggendo. Allora, abbiamo il primo Dark Knight Metal, diciamo, primo. Beh, ragazzi, a me i disegni di Snyder piacciono sempre tanti. Ci sono delle belle robette, insomma. Tanti personaggi, c'è Batman che ride. Alcune volte io faccio un po' fatica per quando si parla di multiversi. Adesso in questo caso si parla addirittura di un multiverso oscuro. C'è un po' troppo intrecciato, faccio un po' fatica. Questo qui l'ho abbastanza capito. Bellissimi tutti i personaggi della Justice League, bellissimi tutti, insomma, i Batman cattivi dei vari universi e tutto quanto. E non conoscendo a fondo l'universo DC, alcune persone tipo questo personaggio non conosco, Plastic Man, non conosco quello che c'ha l'uovo, o Manhunter, o Black Manta. Beh, alcuni personaggi non conosco, però diciamo che è bello, bello tamarra come piace a me, sono dei bei combattimenti e l'ho trovato molto molto. Poi vabbè, ci sono dei disegni, dei splash, dei disegni fuori di testa, che mi sono piaciuti veramente veramente tanto. Devo dire che alla fine, finale, come sempre succede a volte, è un po' troppo frettoloso, è tutto finito. Tutti morti, bon, si torna già a vita normale. A volte questo qui non è che vado pazzo, però nel complesso sono stato molto contento, insomma, di aver letto questo evento. E quindi di conseguenza dopo mi sono fiondato sul Batman che ride, che devo dire che anche questo, insomma, i disegni sinceramente ho apprezzato, mi piacciono più lo stile di Greg Capullo, però sinceramente i disegni del Cavaliere Tetro, diciamo, della storia del Cavaliere Tetro, se vi faccio vedere, sono bellissimi. Questi qua a me mi sono piaciuti di brutto. Guardate che disegni, guardate, questi sono veramente veramente belli. Qui abbiamo un Batman che ride a Gotham che combatte appunto contro il nostro Batman. E questo è un albo che a tratti mi è piaciuto, a tratti no. Ma anche qui abbiamo tutto il discorso di tantissimi Bruce Wayne, che il Batman che ride uccide, ma Bruce Wayne di vari universi differenti. A volte faccio capire, a volte ho fatto fatica a capire come arrivano, perché c'è tipo, non so, sì, c'è un portale, ma
alcune cose veramente faccio fatica a capirle. A tratti mi è piaciuto molto, tipo tutta appunto la storia quando il Cavaliere Tetro rapisce Jim Gordon, lo scontro tra Batman e Batman che ride, tutti i dialoghi tra il Batman e Joker, e poi non voglio spoilerare altre robe, mi sono piaciute molto. Altre volte ho trovato che è stato aggiunte robe che secondo me complicavano un po' il flusso della storia, ecco. Però, insomma, comunque è tanta tanta roba. Anche qua, come al solito, tipo il personaggio del figlio del Jim Gordon non conosco. Alcune cose non è che veramente conosco tanto tanto, però devo dire è figo che fa che anche qua c'è la corte dei gufi beh, comunque mi sono accorto che comunque piano piano leggendo New 52 qualche cosa magari, qualche cosa in più, indizio in più, tra virgolette, ce lo potevo avere, però la New 52 la sto seguendo mensilmente, non volevo aspettare, me lo so letto. Però comunque insomma contento di aver letto questo evento, adesso voglio recuperare quei due spillati, l'anno del criminale e poi mi vado a leggere Flash Forward. E poi quando uscirà Death Metal incartonato lo prenderemo. Per andare ancora un po' avanti con il pipistrello, l'ultimo Batman uscito a luglio, il numero 14. Qui abbiamo praticamente la fine dei giochi parte 6, poi la recluta, super pesante 1, super pesante 2, super pesante 3. Neanche ve lo sto a dire, ragazzi, la fine dei giochi, ma che cos'è? È uno spettacolo, lo scontro fra Joker e Batman. Guardate qua che Joker fa i pugnali e fa praticamente tipo una faccia con un sorriso dietro la schiena del Batman. Stupendo. Stupendi disegni come sempre di Capullo. Jim Gordon, Marines, capigliatura Marines che guida praticamente questo robot, perché voglio fare spoiler, ma Batman è un po' indisposto, diciamo. Bello, bello, figo e veramente, veramente una bella saga che capitolo dopo capitolo dà sempre più, mette sempre più suspense. Adesso c'è questo Mr. Bloom che non si sa chi è, che cosa sta insomma architettando. Molto molto figo, molto molto figo. Poi passiamo al Drago Nero, eccolo qui ragazzi, tanta tanta roba, ma molto bello, gli ho dato un 8, non voglio tanto parlarne perché poi farò un video apposta anche quando uscirà, magari insieme allo speciale, quando lo riuscirò a reperire. Nadar Never 361, questo qua bis, scusate. Più che sarebbe oltre l'immaginazione e poi flipbook per un futuro migliore. Questo ho fatto un video, lo lascio in descrizione così potete andare a vederlo con calma. Storia che per un 361 bis ci sta, piacevole, però io insomma gli do 5 perché a me quando c'è troppo sti miscugli non mi fa impazzire, ecco. Poi ho letto il numero 1 e 2 dei Pirati di Barataria, editoriale Cosmo. Questo qui, anche su questo non mi dilungo troppo perché poi ci farò un video quando avrò finito di leggerli tutti e quattro, però vi faccio vedere solo qualche tavola perché anche questo è pazzesco, pazzesco. Qua c'è praticamente tutto, i pirati, spy story, storia di, diciamo, Francia napoleonica, tanta tanta roba, veramente veramente bello. Preferisco come ho detto più volte rispetto a Weird Tales che non ci capisco niente, qua ci capisco molto di più, le vignette sono molto più
capibili, ecco. E, belle, belle, guardate che copertine. Cioè, veramente, veramente bello. Questo, se vi piacciono i pirati, ve lo consiglio. L'uno e il due. E poi andiamo, come sempre, un po' di recupero di Nathan Neverino. Qua ho recuperato, ho letto da 2,65 a 2,70. Qual è? Ah, ero nella polvere. Carino. Disegni molto, molto belli di un Rob da Carmeli. E poi c'è un'altra storia con i disegni di Ivan Fiorelli. Sulle una ragazza che ha delle ali con delle nanomacchine, insomma, interessante. Ogni tanto è carina questa cosa che hanno iniziato a fare di due storie. A volte mettono qualche pezzo di storia di continui della saga di Omega, a volte qualche storia era così e non è male, sinceramente, non è male questo sistema, ecco, l'ho trovato un bel album, piacevole. Poi abbiamo il 66, 67 e 68, questo è uno sbaglio di, ecco, Perniola, per i disegni, tutte e tre se non sbaglio di Cascioli, no, perché no, l'altro Giro Vercelli, e vediamo qua, e Valentino Follini. Qui che abbiamo praticamente? Qua abbiamo una storia che riguarda praticamente un serial killer e l'ho trovata molto interessante, molto avvincente. E nel Guinea Pigs, se non sbaglio, c'è anche una storia stupenda che mette un pochino di pepe per quanto riguarda la saga di Omega. I disegni anche ho trovati molto belli, ma sinceramente, beh, Vercelli, Cascioli a me piacciono. Però è una tripla che sinceramente ho trovato veramente, veramente gradevole, anche se non c'era moltissima fantascienza, ma veramente strutturata bene. Poi a me sinceramente Perniola piace. E poi devo dire che ho trovato molto figo che hanno inserito dei nuovi personaggi, che è il giudice Morrigan, che non è proprio nuovo, è già visto in altre occasioni, anche nella Guerra dei Mondi, e poi la dottoressa, la psicologa, criminologa con la sua assistente, che lei c'ha un sacco di problemi, l'assistente è una super cervellona. Questo diciamo è un po' preso tipo da, so, Criminal Mind, CSI, però l'ho trovato veramente, veramente, veramente piacevole. Intanto qualche nuovo personaggio corale all'interno della serie fa sempre piacere, e se sono fatti fighi, sempre un valore aggiunto alla serie. Quindi l'ho trovato veramente, veramente interessante. Poi il 269 e il 270 è un album, una doppia storia molto strana, perché praticamente, beh, i disegni sono molto belli. I disegni sono molto belli, Vercelli e Patrizia Mandanici. Ma poi c'è tutta questa storia del wrestling in questa città-stato, in questo paese, insomma, con dittatore e tutto quanto, qua, rivolte, nata l'infiltrato, dai, simpatica, simpatica, non a capolavoro, però simpatica, dai, piacevole, ecco. Ragazzi, questo qui erano tutte le mie yo-yo letture. Come sempre, voi siete liberissimi di commentare, e chiaramente dimmi se voi anche voi avete letto, se vi... Ah, non ho detto il peggiore, sinceramente metto 361 bis, dai, di tutti, ma se la fa molto come una morte in famiglia. Adesso mi coprirete di insulti, ma se la fa molto come una morte in famiglia, perché anche quello a me non è che... Però, vabbè. Come dicevo, commentate, commentate in positivo, criticate per migliorarci come sempre, e io vi ringrazio come sempre tutti i passi che mi seguono. Piano piano la community cresce sempre, e se siete nuovi, se vi va, iscrivetevi, mettete un bel like, e per il resto niente. Un saluto, un abbraccio, al prossimo video, ciao!